una carriera straordinaria. Film, canzoni, teatro, tournée infinite. Credo che tu sia conosciuto indubbiamente da almeno 3 generazioni. Sì, in verità 4, perché i bambini adesso, ieri sera, un mio medico mi ha chiamato e mi ha detto le posso passare mia figlia, perché ha saputo che io sto curando quello che ha cantato e scritto mi scappa di via, è stata molto. Allora, le generazioni d'altro. Si volvi sono. Quindi hai trascorso di tutto nella tua vita, hai avuto musica, arte, spettacolo, teatro, certo, televisione, non solo come presentatore, ma come tutti hanno visto. E sai il grande padrone di casa dei programmi del sabato sera. Io sono cresciuto con mia nonna, mia mamma e i miei nipoti guardando i tuoi spettacoli straordinari. E con Pippo Franco, esatto, perché era un bel sabato sera, non per fare le polemiche, ma le critica, oggi è un po' diverso. Anche se saranno bravi, però con te si divertiva con poco ed era straordinario, soprattutto si vedeva tanto, si vedeva molto, erano tanti sera, belli, culturali, simpatici, ma soprattutto si imparava qualcosa. E oggi cosa manca nella TV di oggi che tanto propongono programmi però sembra di bassa qualità? È completamente diverso. Oltre al fatto della damnatio memoria di recente che ha spopolato la TV, delle cose che funzionavano, perché tutto sommato non si deve parlare delle cose che non vanno. Sai, siamo in campagna elettorale facilmente comprensibile, però è devastante dal punto di vista di spettacolo e anche di emozione. La TV non propone più i contenuti, non si preoccupa più di cose diciamo che hanno a che vedere con l'animo dell'uomo, con la crescita dell'uomo, col fatto della vita e arte. La TV propone sostanzialmente le cose che adesso che restano, che funzionano e che si possono dire, sono gli omicidi, sono che avvengono quotidianamente ormai in una misura tragica, sono le cucine, tutto quello che si può fare sulle cucine, con le ricette, i cuochi, sono i talent, sono i quiz, praticamente non c'è altro. Non c'è il senso dell'interpretazione del proprio tempo, non ci sono i contenuti e non c'è la conoscenza del dramma e del dolore, perché tutto sommato anche il comico viene dal dramma, viene da lontano. Non solo, ma l'uomo si è abbandonato, è stato abbandonato, ha sotterrato la propria anima e ha fatto crescere la propria ombra, perché questo mondo è basato sull'ISTA, è basato sui conti che devono tornare, sulle economie. E quindi ecco, l'uomo di oggi è fortemente lontano dalla realtà, è diventato esclusivamente virtuale, è difficile trovare persona che non sia attaccata allo smartphone, ciò che non compare in televisione o non compare sui social semplicemente non esiste, e quindi diciamo che questo senso dell'arte, la vita è arte, è completamente dimenticato dall'uomo e conseguentemente dai media che lo rappresentano. Lo sanno? Eccoci, ciao, lui è più saldo di me.